E beh, a tutti i ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui con la reaction dei sorteggi di Champions League del girone della stagione 2018-2019. Allora, comincio con fare una breve appunto reaction al girone della mia squadra, ovvero la Juventus, al gruppo H. Allora, in seconda fascia abbiamo preso il Manchester United. E in terza fascia il Valencia, e in quarta fascia la squadra è lo Young Boys, squadra svizzera. Allora, per quanto riguarda il Manchester United, a mio parere, una delle squadre attualmente non proprio in forma della seconda fascia. Mentre per quanto riguarda la terza fascia, il Valencia, squadra molto ostica e difficile da battere. E invece, per quanto riguarda lo Young Boys della quarta fascia, è squadra secondo me molto abbordabile. È arrivata ai gironi soltanto con attraverso i playoff. Siamo stati molto più fortunati rispetto alle altre italiane che hanno capitato l'Inter. Che era in quarta fascia, ha capitato nel girone B con Barcellona, Tottenham e PSV Eindhoven, mentre il Napoli nel girone C, quello subito dopo, ha capitato il Paris Saint-Germain, Liverpool e la Rossa di Belgrado, squadra molto anche questa ostica, non famosissima ma molto forte. Poi c'è stato il girone A con Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Monaco e Club Brugge. E poi il girone D vede Lokomotiv Mosca, Porto, Schalke 04 e Galatasaray. Il girone E Bayern Monaco, Benfica, Ajax e AEK Atene. Il girone F Manchester City, Shakhtar Donetsk, Lione e Hoffenheim. E il girone G infine vede Real Madrid, la Roma, appunto il CSKA Mosca e il Viktoria Plzen. Roma leggermente più avvantaggiata di Napoli e Inter, no, avvantaggiata più, girone po molto più semplice. Detto questo, vi ho detto la mia opinione riguardante al gruppo H della mia squadra. E detto questo, se il video vi è piaciuto lasciate like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video e ciao!